la festa di Sant'Anna, la traglia portata qui a Larino. Sì, sono diversi anni che una traglia viene qua a Larino da Elsi. Per voi questa tradizione cosa rappresenta? Per noi è tutto, voglio dire, è il nostro biglietto da visita. E qui a Larino si incontrano oggi tante tradizioni. Sì. Diversi paesi, che è una cosa bella e si partecipa ben volentieri. Ecco, è come se fossero dei piccoli gemellaggi. Esatto. Un ringraziamento all'assessore Stefano che ha organizzato, al primo cittadino, il sindaco. Giovanni Vena, presidente del Comitato Feste di Elsi, oggi a Larino per rinnovare la vostra tradizione e tante tradizioni del Molise. Sì, siamo venuti da Elsi a Larino anche perché l'anno scorso abbiamo fatto un gemellaggio con Larino, quindi loro sono venuti da Elsi, hanno portato i loro carri fatti con i fiori di carta e noi ricambiamo con la nostra traglia il carro, l'abbiamo portato qua a Larino per sfilare qui a Larino stasera. E incontriamo il presidente della Proloco di Larino, Michele Di Ridolfo, avete condiviso questa iniziativa? Certo, l'abbiamo condivisa anche perché, come si sta vedendo, è una bellissima manifestazione, sta attirando molta gente e molti paesi limitrofi che ci danno una mano per la realizzazione di questa notte della Carresi. Ecco, voi siete qui allo stand dove vengono esposti i fiori di carta, molto particolari. Noi come Proloco abbiamo allestito questi piccoli tavoli dove ci sono rappresentati questi fiori, però a fianco abbiamo i laboratori dove i bambini da tenera età che cominciano a imparare come si costruiscono, come si realizzano questi fiori, perché da noi il fiore di carta proviene dal carro di San Pardo, il nostro patrone. E quindi imparare a fare i fiori per noi è una devozione da bambini. Come potete vedere ci sono questi bambini che stanno imparando a costruire questi fiori e noi con questo piccolo tavolo li allestiamo e rendiamo questo onore a tutti chi ci viene a trovare per fargli vedere, conoscere questo bellissimo fiore che se lo si guarda è uguale al fiore naturale. Ed eccoci all'interno dei laboratori, incontriamo la signora Lucia Fiore. Allora, Lucia Fiore che sta preparando un fiore, sì, ecco. Sì. Vediamo allora come si preparano i fiori di carta. Abbiamo già tagliata la carta, abbiamo messo il ferro col gancio e per farlo mantenere, se no poi si sfugge. Quindi c'è una sagoma per ogni fiore? Sì, sicuramente. Carta crespa? Carta crespa, sì. E poi si comincia a girare. Questa è una rosa. Bisogna fare molta attenzione. Eh sì, perché comunque bisogna far capitare poi i petali in modo che la rosa sia uniforme, non tutta da un lato. Più o meno è questa. Poi mettiamo la coroncina. E lo leghiamo. Pensiamo alla festa di San Pardo, quanti fiori vengono preparati? Migliaia? Noi ne facciamo 800 rami, ogni ramo ci sono 4-5 fiori, però poi chi fa il fiore singolo comunque sono 800, 900, 1000 fiori per ogni carro. Comunque noi ne facciamo 2-3 mila praticamente. Stasera c'è interesse da parte di tanti visitatori rispetto a questa singolare attività? Sì, io noto molte persone che vengono a chiedere come si fa il fiore, e sono interessati, gli piace molto proprio tutto il procedimento, come si inizia finché si finisce. Allora, è interessante? Moltissimo, è un'arte veramente particolare che io ammiro perché non ho molta manualità e vedere loro che con tanta disinvoltura in pochissimo tempo riescono a realizzare delle opere d'arte è ammirevole, insomma. Ha provato a realizzare il fiore? No, ancora no, e temo perché, ripeto, non ho molta manualità, quindi io le invidio proprio che così in maniera molto disinvolta riescono a muovere le mani così velocemente. E
dall'Arino si conclude anche questo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla terza edizione della Notte della Carrese e del Fiore di Carta. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96, anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 749.